Ciao a tutti, sono Fabrizio di Sottosopra. Ho già avuto il piacere di essere insieme alla professoressa Giuliana Comizio. Salve professoressa, buon pomeriggio. Buongiorno. La ringrazio molto per la sua disponibilità. Nonostante i tanti impegni, la professoressa ha trovato il tempo comunque di essere qui con noi per gli altri stati generali, quindi la ringrazio personalmente a nome di tutti. Appunto, per chi non dovesse conoscerla, Giuliana Grazie a voi. Comizio, grazie a lei. Giuliana Commisso è docente di governance e sviluppo nel corso di laurea in scienze, cooperazione e sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. È responsabile del gruppo di ricerca su governance e è stata anche docente dell'insegnamento di teoria sociale dei rapporti capitalistici. È autrice di diverse pubblicazioni, tra i suoi libri ricordo Soggettività al lavoro, Operai italiani, inglesi, nel post-fordismo, edito da Rubbettino, Reddito di cittadinanza, Emancipazione dal lavoro o Lavoro coatto, edito da Asterius, e La genealogia della governance, dal liberismo all'economia sociale di mercato, edito da Asterius, libro che ho qui con me, libro estremamente importante, che sarà comunque centrale per la discussione di oggi con la professoressa. Infatti, come avete visto nella presentazione, appunto, discuteremo sicuramente la governance neoliberale, cercando innanzitutto di mettere in luce gli interventi appunto dell'indagine genealogica condotta dalla professoressa per cercare di comprendere l'origine e i presupposti della governance, per poi osservare poi più nel dettaglio appunto i casi concreti anche più recenti di governance. Sicuramente toccheremo anche la task force guidata da Vittorio Colao. Visto che ci sono tante domande da fare alla professoressa, parto con la prima domanda. In particolare la cito, professoressa, pagina 10. Lei scrive: la governance è l'espressione storica attuale del modo in cui si configurano i rapporti di forza nell'assetto del capitalismo neoliberale finanziarizzato. Quindi lei ci dice che la governance, cioè quando parliamo di governance parliamo di che cosa? Della nuova faccia del governo, della nuova faccia del potere. Quindi vorrei chiederle, chiaramente non sarà possibile fare un'analisi dettagliata, perché sarà necessario leggere il libro che invito tutti a leggere, però se ci aiuta a mettere appunto i punti chiave di questa indagine genealogica che le ha condotto, in particolare mette in relazione economia sociale di mercato, neoliberismo e ordoliberismo. Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Ok, perfetto. Ho il terrore di non essere sentita. No, allora sì, in realtà il libro è il frutto di una ricerca sulla genealogia appunto del neoliberismo, quindi richiederebbe molto tempo per affrontare, diciamo, tutti i passaggi, gli snodi concettuali e storici. Ovviamente il tentativo che ho fatto è quello di indagare questa storia lunga che, diciamo, in qualche modo coincide con la nascita e lo sviluppo del capitalismo, della logica del capitale, e ho cercato appunto di capire come i concetti di Stato, società civile e mercato vengono via via formulati sia come discorso che come pratica di governo. Però prima di entrare nello specifico, che probabilmente sarà molto più facile argomentare alla luce del presente piuttosto che attraverso la storia, nello specifico delle pratiche di governance e dell'economia sociale di mercato, che è fondamentalmente il fondamento con cui si articola come discorso e come pratica la governance, vorrei invitare semplicemente a una riflessione sull'uso, diciamo, in termini generali, sul termine stesso governance, che noi ormai abbiamo adottato, diciamo, nella sua, diciamo, in lingua originale, cioè in inglese. E in inglese, in realtà, diciamo, il gerundio serve semplicemente diciamo, a sostantivare un verbo. Nella lingua italiana, diciamo che governance dovrebbe essere tradotta letteralmente con governanza. E in realtà, se ci pensiamo, ci riflettiamo un attimo, in realtà il gerundio nella lingua italiana, la funzione del gerundio è quella di indicare
Un tempo un processo nel momento del suo svolgimento, cioè in corso di svolgimento. Quindi la caratteristica, diciamo, dell'uso del termine o di questo tempo del gerundio presente è quello di indicare la contingenza, cioè una situazione data e soprattutto la descrizione di un processo in atto, un processo nel corso del suo sviluppo. Inoltre, il gerundio è utilizzato anche nella perifrastica, quando il soggetto della frase principale coincide assolutamente con il soggetto della secondaria. Quindi, anche in questo caso, direi che contingenza, identità soggettiva o identità nell'azione tra soggetti sono le caratteristiche, diciamo, che qualificano, che connotano questo tempo. E in effetti, se poi pensiamo che questo tempo gerundo viene sostantivato nella formula di governanza, allora a questo punto potremmo dire che la contingenza e l'identità soggettiva sono le caratteristiche che diventano, sono caratteristiche che diventano sostanza in sé per sé, la sostantivazione, cioè il passaggio dal verbo al sostantivo, implica fondamentalmente che la contingenza e l'identità soggettiva diventano sostanza in sé per sé. E già secondo me, con questi connotati, non lasciando, diciamo, la lingua inglese e traducendo questa formula che è diventata appunto una buzzword, dicono gli inglesi, nella lingua, diciamo, italiana, secondo me le connotazioni di potere del termine ci sono tutte. In realtà, che cosa succede? Succede che in realtà nella governanza, per esempio, istituzioni internazionali, stati, ministri economici, così come rappresentanti della società civile, siano famiglie, siano imprese, appaiono come attori di processi di governo. Quindi diventano, insomma, quasi nella stessa misura coinvolti in un processo in cui non è dato sapere, che appunto richiede che, a fronte di una situazione data, istruisce un processo che deve dare delle soluzioni a problemi contingenti. Quindi in qualche modo potremmo dire che diciamo che gli attori della governance, che hanno dei pesi diversi, sembrano ugualmente investiti, a partire da contingenze date, in un processo di risoluzione di problemi, appunto di problem solving e di individuazione di soluzioni. E credo che questo sia il primo effetto di potere della governance: non sapere, cioè, chi è il soggetto che decide e chi subisce le decisioni. La governanza non permette di distinguere i soggetti del governo da quelli appunto i soggetti al governo, cioè coloro che sono diretti, che subiscono le decisioni. I soggetti del governo evidentemente dirigono il processo, decidono finalità e stabiliscono procedure. Inoltre credo che questa connotazione, l'impossibilità di capire chi governa e chi subisce la decisione, rende appunto depoliticizzato il rapporto, e questo penso che sia il primo obiettivo consustanziale all'economia sociale di mercato, cioè quella di non riuscire, cioè di depoliticizzare il rapporto di governo, cioè di depoliticizzare appunto il processo del governare. In secondo luogo c'è anche un altro elemento che deriva proprio dalla contingenza, cioè dal fatto che fondamentalmente l'emergenzialità, il dover affrontare condizioni date, quindi situazioni contingenti, fa sì che non ci sia un ambito, un limite di fatto, di diritto, che delimita il campo d'azione della governanza. Attraversa tutti i livelli, tutte le sfere di azione sociale, perché non persegue appunto fini generali, ma affronta problemi particolari e questioni contingenti e media interessi individuali. Anzi, potremmo dire che il campo di azione della governance è tanto più sconfinato quanto più individualizzati sono i fini che vengono definiti, che vengono perseguiti. Quindi, posta la contingenza o l'emergenzialità, se vogliamo, come sostanza del processo e il carattere emergenziale della decisione, temporaneo della decisione, la governanza, possiamo dire, non è orientata a un telos, a un fine, alla salvezza
l'interesse generale che dovrebbe sovradeterminare, no, in termini hegeliani, diciamo, o di sovranità gli interessi particolari, affronta invece problemi contingenti che si prestano soluzioni praticabili, cioè nelle condizioni date, quindi a partire da segnali generali, e qui entra in gioco un altro elemento che è quello dell'espertocrazia, cioè dei traduttori delle regole di giusta condotta, che sono appunto i nuovi chierici dell'economia di mercato, come appunto Wilhelm Rocke o Müller-Harmack, che sono i padri spirituali dell'economia sociale di mercato, appunto programmavano negli anni 50 del Novecento. Quindi i nuovi chierici, cioè gli intellettuali organici dell'economia sociale di mercato, dovrebbero essere appunto i traduttori, no? A partire dalla scienza, e poi bisogna capire che cos'è la scienza e che cos'è la scienza economica, dovrebbero appunto essere coloro che definiscono la griglia dei problemi e permettono appunto l'attivazione del processo che nella sua contingenza diventa eterno, dello stare governando, cioè della governanza. Si procede e si procede governando. Quindi questo è l'altro effetto, diciamo, di potere della governanza, cioè quella di non porsi un problema di prospettiva o di finalità generale, ma di non porsi nello specifico e nelle questioni sociali la sicurezza, come sicurezza sociale a fronte di un pericolo che può essere la malattia, la disoccupazione, l'accidente, l'incidente, eccetera, proprio perché non è chiamata a elaborare scelte strategiche di ampio respiro di lungo periodo, è finalizzata semplicemente a produrre consenso intorno a procedure che consentono di calcolare il rischio individualizzato. Lo spread, il contagio, gli indici di borsa, l'outlook positivo o negativo sono tutti segnali, diciamo, attraverso cui, a partire dai quali, si attivano processi di governance. Quindi è evidente che la legittimazione della governance non può essere data né a priori dai parlamenti né a posteriori dalla pubblica opinione. La sua legittimazione e nelle procedure stesse con cui vengono definite o affrontati i problemi, definite le soluzioni e predisposte le decisioni. Per cui effettivamente non solo viene depoliticizzato il rapporto di governo, ma non possono essere nemmeno messe in discussione le soluzioni, perché quelle soluzioni si prestano a situazioni emergenziali date, quindi non c'è da discutere o nel pubblico dibattito di questioni generali e quindi di democrazia. Diciamo che la democrazia non è più fondamento delle pratiche di governo. E difatti la grande operazione del neoliberalismo credo sia arrivata a fronte della crisi del capitalismo, della crisi persistente del capitalismo negli anni 70 e il 900, a formulare un nuovo meccanismo in cui appunto che in qualche modo potremmo dire che dall'istituzione economica arriva allo Stato, è l'economia o l'istituzione economica che dà sovranità o dà fondamento, diciamo, alla sovranità dello Stato, e da qui appunto la metamorfosi o il cambiamento di forma sia dello Stato che della società civile, anche evidentemente la riconfigurazione del mercato non nei termini di società sottoposta all'effetto merce, no, o non soltanto, ma appunto una società che deve adeguarsi o essere ordinata secondo i criteri della competizione. Da qui appunto lo schema imprenditoriale, appunto lo schema di funzionamento dell'impresa estesa a tutto il corpo sociale. Ecco, credo che queste connotazioni generali siano in qualche modo dei flash che possano aiutare a comprendere il fondamento, insomma, del discorso e della pratica della governance a tutti i livelli. Ecco, allora, sostanzialmente che cosa ho cercato di dire nel libro? Nel libro ho cercato di dimostrare una tesi che, viene fuori poi nell'analisi della contemporaneità, negli ultimi capitoli, che la governance come discorso e come pratica è un dispositivo chiave dell'economia sociale di mercato. È l'espressione attuale attraverso cui le tecnologie di potere e sapere del neoliberalismo producono soggetti governabili entro l'ordine competitivo, disciplinabili alla razionalità appunto della competizione totale, come volevano appunto
i teorici della scuola di Friburgo, appunto gli ordoliberali, e sottoponendoli ai suoi criteri di valutazione. Quindi in realtà, se volessimo fare un passaggio in più da un punto di vista concettuale, potremmo dire che il neoliberismo, liberalismo, sia nella forma, diciamo, della scuola di Chicago che in quella della scuola di Friburgo, insomma, sia quello austro-americano che quello tedesco, introduce un nuovo rapporto tra esercizio del potere e produzione di verità, appunto, e quindi governabilità, evidentemente, e lo pone e lo fa ponendo l'economia imprenditoriale come schema o come modello universalmente valido di regolazione sociale a tutti i livelli e come elemento costitutivo della sovranità politica. Quindi il gioco istituzionale che fa funzionare appunto questa economia si sviluppa attraverso delle architetture, diciamo, che sono architetture istituzionali, come per esempio appunto quelli che citava, la task force oppure la troica, le istituzioni europee a diversi livelli, che fanno funzionare appunto questa economia. Queste architetture istituzionali, che sono rivedibili, modificabili, eludibili, sempre in nome di esigenze di governabilità e quindi dell'emergenzialità di cui prima, insomma, no? E quindi non fanno altro che incrementare la produzione di regole, di norme, la produzione normativa e procedurale, cioè di procedure che servono proprio a ridisegnare gli elementi costitutivi della società civile, perché poi in realtà stiamo parlando di questo, cioè la società civile, quella embedded nel territorio, quella che è appunto diviene appunto un dispositivo di potere, sapere, di una tecnologia appunto di governo che si autorappresenta come governance sostanzialmente. Per cui la società civile è fondamentalmente un dispositivo che serve appunto a come camera di compensazione di effetti che la competizione produce in termini appunto di in termini sociali, ma che serve appunto a nascondere in qualche modo o a compensare questi effetti. Il principio di sussidiarietà, per esempio, credo che sia emblematico di questa logica dell'uso della società civile non come altro, come corpo altro dallo Stato, ma come espressione, come dispositivo di governance, proprio come dispositivo di economia, dell'economia sociale di mercato. Non so se è chiaro, esaustiva la risposta, ma è chiarissimo. Sono emersi tantissimi punti che appunto volevo anche far emergere anche nelle altre domande. Ad esempio, la sua risposta, lei parla di campo sconfinato della governance, di carattere emergenziale della governance. A me vengono in mente, ad esempio, casi di gestione della crisi, ad esempio, fatte dal governo tecnico di Mario Monti, oppure il modo in cui è stata gestita la crisi in Grecia e continua ad essere gestita, ma anche il modo in cui viene gestita la politica monetaria da parte delle istituzioni europee. Penso anche, ad esempio, lei ha parlato anche della task force guidata da Vittorio Colao. Quindi ci sono dei fili conduttori, stiamo parlando fondamentalmente dello stesso fenomeno, in termini generali, da come è anche emerso la sua risposta. Mi piacerebbe adesso entrare nel merito, magari anche della più recente forma di governance che stiamo vivendo in questo momento, appunto della task force di Colao. Vorrei chiederle, magari non troppo nel dettaglio dei punti specifici, ma a tal proposito invito tutti coloro che ci ascoltano di vedere il video di critica economica che si è occupata proprio di mettere in luce punto per punto il piano Colao. Quello che vorrei chiederle a tal proposito è se una sua opinione, un suo punto di vista, magari mettere in luce le caratteristiche generali e i punti cruciali, e poi volevo chiederle se questo di fatto è un esempio ulteriore che verifica le sue tesi. Sì, assolutamente. Adesso potremmo anche dedicarci ore al piano Colao se volessimo prenderlo sul serio. In realtà io credo che già leggendo il rapporto, nelle battute iniziali del rapporto, viene, per appunto scongiurare qualche illusione sulle finalità e gli obiettivi di questo rapporto, viene detto ci sono delle questioni la cui complessità richiederebbe l'attivazione di mezzi
che non sono giustificati dalla necessità di intervenire tempestivamente sul problema del rilancio dell'Italia post-crisi Covid. Quindi fondamentalmente le questioni di lungo periodo e di ampio respiro, quelle che in qualche modo in termini quasi, diciamo, da buon padre, in termini quasi pastorali durante la quarantena da Covid ci dicevano, no? Quando il sistema sanitario era del tutto in crisi, anche dagli esponenti stessi del governo veniva detto mai più come prima, non torneremo più come prima, non si fa un passo si deve rimettere in discussione il rapporto tra pubblico e privato. Ora, appunto, sulle due questioni fondamentali, cioè sulle riforme strutturali della scuola, cioè delle strutture, no? E sulle questioni fondamentali del sistema sanitario, beh, la complessità è tale, argomenta il rapporto nelle battute iniziali, che questa task force non ha, diciamo, che richiede una predisposizione di mezzi e un impegno di una complessità tale che questa task force non può affrontare. Quindi già vengono elevate dall'angolo prospettico degli interventi, delle 6 misure, 10, poi dipende dalle sottocategorie che si vogliono dare, vengono appunto del tutto liquidate questioni di ampio respiro, cioè quali per esempio la questione del sistema sanitario nazionale in Italia, così come la questione delle strutture scolastiche, le strutture di alloggio, cioè tutte le questioni sociali in particolare, in sostanza. Allora, qual è l'obiettivo? Gli obiettivi sono appunto obiettivi la cui gestione e risoluzione si presta a soluzioni possibili nel breve periodo, e difatti tutto l'insieme delle misure ha un filo conduttore, che è quello di ripristinare lo spirito vitale di impresa, sostanzialmente, direbbe Rocche, cioè fondamentalmente è tutto finalizzato a una riforma sia della pubblica amministrazione che delle altre, anche nello stesso sistema di istruzione, che appunto debba in qualche modo modernizzare le strutture, un processo di modernizzazione che nel caso della pubblica amministrazione, per esempio, richiede appunto l'adozione di un insieme di criteri di riforma che nella sostanza in qualche passaggio è possibile appunto vedere come c'è un deficit di competenze nella pubblica amministrazione che poi fanno sì che questa sia eccessivamente lenta, bloccata, quindi deve essere deburocratizzata, facendo in modo che le competenze degli operatori della pubblica amministrazione, che sono molto, diciamo, ancora ancorate al diritto, vengano svecchiate da tutta una serie di meccanismi di autotutela che appunto le burocratizzano, quindi uno sbilanciamento dalla logica dal piano del diritto al piano dell'efficienza e dell'efficienza evidentemente economica. Quindi io credo che qui, in maniera anche piuttosto maldestra, si tenti di applicare, ma soltanto in termini enunciativi tra l'altro, i criteri del new public management al sistema di amministrazione pubblica. Questo è uno degli esempi che si può fare del modo in cui funziona, per non parlare poi di tutte le questioni che riguardano le difficoltà economiche di famiglie e imprese, che vengono soprattutto laddove appunto le questioni sono gli alloggi, il social housing e così via, si richiama appunto al privato sociale, cioè all'attivazione delle diverse, diciamo, espressioni della società civile che dovrebbero agire per produrre appunto la famosa società attiva, no? Del self-help attivo, che era tanto auspicato da Röpke negli anni 40, da Wilhelm Röpke, che uno, ripeto, forse è l'ideatore dell'economia sociale di mercato, il quale lamentava appunto tra i danni e i drammi del liberismo, dell'SFR, proprio l'eccessiva proletarizzazione, cioè il fatto che gli individui fossero sempre più dipendenti dal welfare e quindi i lavoratori diventassero in qualche modo proletari, non nel senso materiale del termine, ma nel senso spirituale, cioè la proletarizzazione era una questione psicologico caratteriale degli individui, non è una condizione materiale. E quindi si tratta appunto di evitare la dipendenza degli individui allo stato sociale, cercare appunto di attivare
attraverso le forme comunitarie appunto della società civile, cioè la forma, diciamo, sussidiaria della società civile, forme di mutuo aiuto che servano appunto a ripristinare lo spirito vitale, cioè lo spirito imprenditoriale negli individui. Quindi da questo punto di vista appunto torniamo al rischio individualizzato, alla disoccupazione come inoccupabilità o comunque condizione transitoria degli individui, e questo appunto è, secondo me, il rapporto con l'AU non è altro che il frutto di un insieme, di una raccolta di principi generali che in qualche modo sono ora in maniera anche un po' cattiva potrei dire che è semplicemente un tentativo fatto da la task force di presentarsi, insomma, con un buon curriculum davanti alle istituzioni europee nel momento in cui dovranno essere liberati i fondi europei, insomma, per il rilancio, e quindi gli aiuti europei. Quindi credo, mi sembra tanto un tentativo anche un po' maldestro di presentarsi, insomma, con una buona pagella, nel senso che in questo caso la task force funziona proprio come quel gruppo di chierici, di traduttori della giusta, delle regole di giusta condotta, che serve appunto a moralizzare, a produrre un effetto di questo tipo. Quindi per dire alle istituzioni europee: vedete, noi siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto ciò che ci chiedete, ci stiamo orientando nei principi, verso quei principi, insomma, che sono fondativi dell'economia sociale di mercato. Quindi fondamentalmente credo che sia un'operazione di questo tipo. Il governo tecnico di Monti, forse Monti era più consapevole dell'obiettivo che lui stesso aveva in testa, nel senso che Monti forse sa benissimo che cos'è l'economia sociale, cioè non forse, sa bene che cos'è l'economia sociale di mercato, e ha fatto in modo che l'Italia transitasse e si svecchiasse da questo punto di vista, dai residui, diciamo, novecenteschi dello Stato. E forse invece questo governo forse è in qualche modo, in un certo senso, più inconsapevole dell'obiettivo, diciamo, è per questo è molto più disciplinato, forse, o disciplinabile alle regole, alle regole, insomma, che sono imposte, che sono state imposte in Grecia, così come sono state imposte in tutti i casi in cui si è trattato appunto di moralizzare gli individui, non alle regole del mercato, ma alle regole della competizione e del gioco tra diseguaglianze, insomma, che è quello il discorso di fondo. Il passaggio appunto dall'equivalenza valore merce al gioco della competizione, che è sempre un gioco di scarti, di diseguaglianze necessarie, insomma, il gioco delle differenze, ma non in senso singolare, cioè delle differenze come scarti, come possibilità di resistere o di sopravvivere guadagnando lo scarto, sullo scarto che separa ciascuno da ciascun altro, insomma. Chiarissimo, a proposito di residui novecenteschi dello Stato, vorrei, per la prossima domanda, vorrei riprendere il suo libro a pagina 222, un breve capoverso, dove lei dice: possiamo rilevare che il neoliberalismo come razionalità di governo non si limita a restringere il campo di azione dello Stato come faceva il liberismo, si proietta piuttosto nella costruzione di architetture istituzionali irrivedibili, modificabili o eludibili in nome delle esigenze della governamentalità, e nella produzione di dispositivi che incrementano la produzione normativa di regole e procedure, spostando così il peso dalla legittimazione dal quadro costituzionale parlamentare a quello dell'attività di organismi non eletti né controllabili e di gerarchie politiche che, nella veste di gestori esperti, reagiscono ai movimenti e agli imperativi del capitale. Quindi questo come introduzione alla terza domanda, cioè in questo contesto il ruolo dello Stato qual è? Cioè, come possiamo ancora parlare di regimi democratici
in un contesto di questo tipo in cui le decisioni cruciali della vita di un paese, della vita concreta delle persone, sono prese al di fuori, appunto, delle dinamiche democratiche, anche che contrastano con principi logici del principio di almeno non contraddizione, perché comunque da anni vediamo che queste politiche comunque sono incompatibili con gli scopi anche a cui vogliono arrivare e anche con l'interesse generale. Quindi qual è lo scopo, il ruolo dello Stato in questo contesto? In gioco del neoliberalismo sia stata la sopravvivenza del capitalismo a fronte delle crisi in cui è in corso. Cioè, la scuola, allora, è chiaro che il neoliberalismo sia nella forma, diciamo, tedesca, nella versione tedesca, che in quella austroamericana ha modificato la forma Stato, sostanzialmente ha prodotto una nuova forma Stato che ha definito in termini interscambiabili lo Stato di diritto, Stato forte limitato, nel senso che fondamentalmente l'obiettivo, e credo che questo Stato forte o Stato di diritto non si identifichi evidentemente né con lo Stato-nazione novecentesco, né si può identificare in una sorta di Stato globale, ma si iscrive in un preciso circuito. Questo circuito è, appunto, come dicevo prima, l'istituzione economica, lo Stato legittimo, cioè l'istituzione economica che dà fondamento allo Stato legittimo. E questo circuito è possibile semplicemente nel momento in cui, come hanno fatto i neoliberali, si pone l'esercizio garantito della libertà economica come innesto della sovranità, come legittimazione giuridica dello Stato. A quel punto è ovvio che se si pone l'istituzione economica, e cioè l'ordine economico, e quindi la competizione, e quindi lo schema imprenditoriale astratto come schema di funzionamento sociale e come innesto della sovranità giuridica dello Stato, la logica del diritto come tutela o della norma fondamentale come norma, diciamo, interesse generale, viene rimessa in discussione. Ma questo fa parte, se ci pensiamo, non soltanto, nel neoliberalismo lo Stato forte di diritto deve essere, appunto, deve garantire una sorta di security community, cioè nel senso che deve garantire la sicurezza e quindi garantire l'ordine, cioè non arretra lo Stato, semplicemente si conforma ai nuovi criteri gestionali, rafforzando sotto gli auspici della crisi la fabbricazione politica del rischio individualizzato sotto forma di piani di austerità e meccanismi diversificati di controllo, valutazione, incentivazione, quello che fondamentalmente è il ruolo dello Stato nel nuovo assetto. Ma credo che la vecchia tematica del diritto come limite a priori nella funzione dello Stato sia già stato messo in discussione con la nascita del capitalismo, cioè nel corso del processo di modernizzazione capitalistica. Credo che la biopolitica, se vogliamo parlare in termini foucaultiani, nasce nel momento in cui il liberalismo ha posto l'utilità come fondamento, l'utilità come criterio di analisi delle pratiche di governo. E porre l'utilità come criterio, quindi l'utilitarismo economico, come criterio come tribunale dell'azione di governo, quindi dell'intervento come giudizio sull'intervento della potenza pubblica sul mercato e sul sociale in generale, abbia definitivamente staccato tutta la tematica della limite della sovranità dal discorso del diritto naturale, cioè dal discorso, insomma, abbia sdoganato in qualche modo, abbia posto su un altro piano, che non è quello del diritto naturale o del diritto soggettivo, il funzionamento della potenza pubblica. Quindi credo che il discorso dominante sia quello, appunto, dell'utilitarismo, e dal liberismo in poi questo discorso della jus resistentiae come possibilità, appunto, di azione contro l'abuso, l'intervento dello Stato, sia stato definitivamente liquidato dal campo della governamentalità o del governo. E infatti è diventato il discorso e la razionalità che fonda normalmente
le rivoluzioni, cioè i movimenti che si oppongono allo statu quo, insomma, alle condizioni di esistenza. Però appunto forse in qualche misura Foucault aveva colto che questo tipo di argomentazione era retroazionaria, cioè nel senso che con la crisi del mercantilismo, con la crisi con una delle prime crisi che il capitalismo ha affrontato, cioè quella di fine Ottocento, credo che la questione del diritto naturale come baluardo, come limite al campo di azione della sfera pubblica, della potenza pubblica, sia stato completamente liquidato, non abbia più fondamento costitutivo, anche se poi è stato riattivato nel fordismo, ma a condizioni appunto nel liberalismo, diciamo, novecentesco, con lo stato liberal keynesiano, ma anche lì aveva una funzione ben precisa, cioè doveva appunto, lo Stato diventava garante della riproduzione capitalistica, dell'espansione capitalistica, quindi della società appunto dei consumi, della società salariale, insomma, estesa. Quindi fondamentalmente credo che se la domanda era come si può parlare di democrazia, beh, mi sembra che la domanda sia includa in qualche modo, sia retorica, includa una risposta, no? Non, il capitalismo probabilmente non ha più bisogno della democrazia, e questo divorzio è stato anche, diciamo, individuato anche da eminenti studiosi liberali, insomma, non Streeck, per esempio, Wolfgang Streeck, nel suo libro Tempo guadagnato, ha messo bene in evidenza come queste tecnologie di governo e la governance abbia completamente liquidato il problema del conflitto e della resistenza, e quindi del rapporto ovviamente con la democrazia, e che le condizioni appunto di peggioramento, le condizioni di esistenza sempre peggiori della sempre più numerosa popolazione non trovano un linguaggio che in qualche modo, o non hanno un'espressione che abbia un riconoscimento diciamo politico o giuridico o sociale, non hanno espressione, quindi alla fine, insomma, la disperazione può avere espressioni irrazionali, quindi può diventare il disagio sociale, può appunto acquisire degli aspetti che non sono più governabili, proprio perché non ci sono punti di mediazione, di compromesso. Chiarissimo, professoressa. A proposito di quello che ha detto, sembrano vacillare le categorie tradizionali di Parlamento e Governo, cioè dal suo discorso. Oltre a questo, sembra anche vacillare, oppure sono, in realtà sembrano quasi vuote, il concetto anche di responsabilità civile. A tal proposito vorrei fare un riferimento sempre al suo libro, pagina 235, in cui lei fa riferimento in particolare allo svuotamento della giuridica a fronte della lesione dei diritti. In particolare lei, già nel 2016, quando non si sentiva parlare di MES, lei parla di MES anche se ovviamente esisteva, lei dice che in Grecia, Cipro, mi sente? Professore, mi sente? Ok, mi sente. Ora sì, a tratti. Sì, comunque provo a seguire. Le stavo dicendo, lei dice che paesi come Grecia e Cipro sono stati costretti a sottoscrivere il MES, i soggetti che sono ricorsi alla Corte Europea di Giustizia per tutelare diritti che ritenevano lesi hanno scoperto che tali atti, il MES ad esempio, non hanno rilevanza giuridica europea. Quindi io mi chiedo a tal proposito, chi può essere responsabile della lesione dei diritti, visto che diverse regole sono costruite al di fuori del circuito istituzionale? E infatti è l'osservazione che Mario Fucareta, a proposito del MES, a proposito del fatto che chi ha ricorso alla Corte di Giustizia europea per lesione di diritti e di interessi fondamentali, diritti fondamentali, ha avuto come risposta alla Corte di Giustizia che in realtà quelle regole, sebbene attuassero i memorandum, erano state varate da esecutivi nazionali e quindi la Corte di Giustizia non era competente nell'intervenire nel merito. Però
In realtà la Corte di Giustizia riteneva congruo che nell'Unione Europea alcune regole fossero costruite al di fuori del circuito istituzionale europeo. Ciò lo mette in evidenza Mario Fucareta, che credo, se non vado errato, che sia tra gli estensori del rapporto Colau, cioè almeno tra i firmatari del rapporto. E mi sono anche stupita proprio perché è uno degli studiosi, insomma, di diritto pubblico che ha messo in evidenza appunto le incongruenze, cioè il fatto che fondamentalmente una violazione di un ordine politico istituzionale di diritti fondamentali o di rappresentatività dei soggetti o della dimensione di sovranità degli stati è fondamentalmente legittimo dal punto di vista delle istituzioni europee, perché conforme all'ordine economico, e ci risiamo, cioè nel momento in cui l'istituzione economica che fonda la sovranità dello Stato, a quel punto ovviamente se quei criteri, cioè i memorandum e gli effetti del memorandum, rispettano l'ordine, sono conformi all'ordine economico, rispettano la libertà di concorrenza da cui la democrazia deriva, allora è chiaro che, secondo i puri precetti dell'ordoliberalismo, quegli atti sono ammissibili, sono legittimati, sebbene siano in contraddizione con le regole di diritto. In qualche misura anche la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che a tanti dà fastidio perché fondamentalmente proviene da un paese che ha un peso, una posizione assolutamente imperatrice nel quadro dei rapporti tra i paesi europei, soprattutto per quanto riguarda i paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna, in realtà la Corte Costituzionale tedesca è forse l'espressione invece del caso in cui una Costituzione sovrana interviene per quando le istituzioni europee, nel caso appunto era il caso è quello della BCE, del rispetto dei criteri di proporzionalità, eccetera, però la Corte tedesca in realtà interviene legittimamente da un punto di vista di diritto, perché difende appunto ciò che c'è scritto nella Costituzione. E questo suscita scandalo nella pubblica opinione, perché effettivamente è ormai inconsueto che una Corte Costituzionale possa intervenire a difesa dei principi costituzionali e non invece ad applicare o ribadire, come fa la Corte di Giustizia Europea, la conformità di interventi o di risoluzioni o di ingiunzioni europee che nascono e crescono e si sviluppano e si impongono al di fuori di circuiti istituzionali e delle carte costituzionali dei paesi dell'Unione. Quindi è questo il cortocircuito in questo momento, cioè il fatto che effettivamente gli ambiti sono così riorganizzati in funzione di questi precetti che sia gli ambiti di competenza che il rispetto delle regole istituzionali, che fondamentalmente è difficile appunto uscire da questa logica, perché è una logica di conformità che dall'alto si infiltra verso il basso e diventa un meccanismo capillare di governo, appunto subdolo anche. Sì, subdolo, quindi c'è un cortocircuito. Purtroppo, lei ha detto c'è un cortocircuito. Ora vorrei agganciarmi all'ultima domanda, che di fatto ne include due. A proposito di cortocircuito e di pensare a delle alternative, innanzitutto mi chiedo, in un contesto di questo genere, la sinistra, si può parlare effettivamente ancora di sinistra quando... di fatto i partiti di sinistra, quindi gli eredi del movimento operaio, negli ultimi decenni hanno dato prova di essere espressione di questo orientamento neoliberista tramite politiche di austerity, privatizzazione, riduzione dei diritti dei lavoratori, e anche avallare anche nomine di manager apicali di grandi multinazionali. Quindi cosa hanno in comune la sinistra con questa sinistra degli ultimi decenni? Per concludere, quindi, all'interno appunto di questa domanda, se è possibile effettivamente oggi parlare di una resistenza
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ancora una domanda retorica, cioè nel senso che la risposta è no, non si può parlare di sinistra. Però vorremmo ascoltare le argomentazioni. L'argomentazione. Non si può parlare di sinistra, ma credo che anche qui la, diciamo, l'operazione discorsiva che riguarda la governance si può fare negli stessi termini sull'economia sociale di mercato, cioè l'economia sociale di mercato è diventata una formula che ha accomunato destra e sinistra. Cioè, allora, le socialdemocrazie si sono, diciamo, appigliate al termine sociale dell'economia sociale di mercato, augurandosi che attraverso la competizione, attraverso delle regole giuste di condotta, in termini, diciamo, ripescando uno Smith, che c'è una versione appunto ordoliberale di Smith, si sarebbe potuto, attraverso il trickle down, cioè l'effetto gocciolamento della ricchezza, garantire la prosperità e la ricchezza per tutti, ed è questa la formula con cui l'economia sociale di mercato è traghettata nella pubblica opinione, a destra come a sinistra, anzi tanto più a sinistra, quando appunto già nel 59 la socialdemocrazia tedesca ha dichiarato la sua svolta e ha detto sì, la competizione, cioè la giustizia sociale con la competizione, quindi mettendo insieme competizione di mercato, quindi concorrenzialità con giustizia sociale, è evidente che la sinistra abdica alla sua funzione. E poi c'è da fare un discorso lungo sulla sinistra, sul socialismo, su che cos'è il socialismo e cos'è la giustizia sociale realizzata. Quindi sicuramente si può dire che i governi, da Blair, ma non è uno scandalo, Schroeder, eccetera, siano stati i fautori concreti delle riforme dell'economia sociale di mercato, e l'economia sociale di mercato è diventato, vabbè, evidentemente appannaggio del liberalismo, dei liberali, per ripristinare le regole di giusta condotta, per far por fine alla speculazione. Insomma, diciamo, nella sua lunga storia, l'economia sociale di mercato, che è diventata una sorta di laboratorio accademico, era inizialmente una sorta di laboratorio accademico appunto degli intellettuali organici all'economia di mercato, insomma, dei pochi chierici, attraverso un processo di proselitismo e di, come dire, di think tank delle istituzioni internazionali, è riuscita ad affermarsi in termini egemonici con la crisi degli anni 70, ma ancor di più dopo la crisi del 2008-2010, è diventato uno strumento attraverso cui i governi di sinistra dovevano appunto por fine alla crisi appunto economico-finanziaria, attribuendola al ruolo di pochi speculatori, dei lupi di Wall Street e così via, nascondendo o consapevolmente o inconsapevolmente le cause strutturali che determinano la crisi, al di sotto della speculazione, insomma. E quindi io credo che fondamentalmente l'economia sociale di mercato è stata la posta in gioco per garantire al capitalismo, no, una forma, cioè per garantire continuità al capitalismo di fronte alle critiche da crollo che negli anni 40 e 30, ma già negli anni 20 con Rosa Luxemburg, Hilferding, eccetera, paventavano appunto la fine di un modello di sviluppo storico-sociale che era pronto a morire sotto i colpi di una crisi che era una crisi interna al suo meccanismo di funzionamento, cioè all'accumulazione del valore su larga scala, all'accumulazione del valore prodotto dal lavoro vivo, lavoro astratto, che non aveva più possibilità di sbocchi. E difatti l'impossibilità di sbocchi è stato risolto con ben due guerre mondiali. Dopodiché si riformula la logica, c'è una nuova economia egemone, che è quella liberal keynesiana, che ha funzionato e ha prodotto dei grandissimi risultati dal punto di vista della perequazione, diciamo, sociale, delle uguaglianze, ma finché è stata sostenuta da una formula geopolitica di tipo imperialista e finché ha retto alla espansione su larga scala del capitale. Quando anche questi limiti sono stati raggiunti alla fine degli anni 70, ci ritroviamo di fronte a un'altra crisi epocale, una grande crisi generale, la cui soluzione non poteva che essere la ricetta neoliberale, insomma, degli anni 20 e 30, quindi nuova
fine del capitalismo, diciamo, liberal keynesiano, dell'integrazione del proletariato attivo, cioè della classe operaia, attraverso, appunto, da Bismarck a Keynes, attraverso, diciamo, la integrazione, attraverso il dispositivo materiale del salario, e quindi produzione di massa, consumo di massa e consenso di massa alle politiche del governo, quindi compromesso socialdemocratico, istituzionalizzazione di partiti e sindacati come istituzioni intermedie o istituzioni di rappresentanza, quindi integrazione fondamentalmente. Quel processo integrativo è crollato socialmente, economicamente, politicamente, quindi si scopre pian piano con Thatcher e Reagan la possibilità di riattivare i principi antichi, insomma, del neoliberalismo, e siamo di fronte a una situazione in cui diciamo, la promessa, appunto, per questo dico il telos, non è più espansione e ricchezza per tutti, lo è stato l'economia sociale di mercato, è stato modello del miracolo economico tedesco con questa formula, benessere e prosperità per tutti. Ma di fronte alla crisi persistente, soprattutto dopo gli anni 2000, alla formula prosperità per tutti si è sostituita quella rilancio dell'economia o ripresa a fronte di un crollo che viene sempre di una crisi che viene sempre tematizzata e argomentata come crisi contingente. In realtà io credo che dopo la terza rivoluzione industriale, con lo sviluppo tecnologico attuale, non si può pensare di riprodurre indefinitivamente il lavoro salariato, e quindi evidentemente c'è ed è evidente una contraddizione tra di una logica, non di un sistema storico sociale, ma di un sistema storico sociale che è fondato su una logica, che è quella dell'accumulazione del valore attraverso il lavoro vivo. Ora, se il lavoro vivo da una parte è condizione fondamentale per la produzione e accumulazione del valore, ma dall'altra parte deve essere ridotto per mantenere inalterati i margini di profitto, questa contraddizione prima o poi salta quando vengono superati i limiti strutturali oltre i quali, appunto, la promessa di felicità non può essere garantita per tutti. Da qui la formula della governance, che è connotata come contingenza permanente, emergenzialità permanente dall'altra, e identità soggettiva, cioè siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo salvarci. Ma poi, andando sul concreto, allora io potrei dire che a fronte adesso degli stati generali che si stanno affrontando in questo periodo, cioè, ma è evidente che stanno a condizione che venga rilanciato vengano rilanciati i processi industriali e venga data ossigeno, non solo in termini di liquidità alle imprese, cioè il ministro Gualtieri sta dicendo cerchiamo di abbattere i limiti sulla questione delle assunzioni e dei licenziamenti, cioè stanno fondamentalmente liberalizzando e quindi abbassando ulteriormente le tutele, in funzione di che cosa? Dell'occupabilità, mica dell'occupazione di massa, dell'occupabilità, per cui si creeranno delle formule di sostegno al reddito, ma posto che il lavoratore, loro lo pensano come un lavoratore eternamente in transito, che passa da un lavoro all'altro, insomma, no? E quindi è il problema dell'occupabilità, non più dell'occupazione, ancora del rischio di disoccupazione come rischio individualizzato su cui intervengono una serie di meccanismi che sono prima quelli di attivazione del privato sociale, insomma, di sostegno alla povertà, di self-help attivo e così via, e poi interviene lo Stato nei termini, appunto, degli schemi che abbiamo visto, il reddito d'emergenza, il reddito di cittadinanza. Ma il problema non si può, cioè il problema si porrà e si pone ancora come i problemi strutturali non sono stati mica risolti. Allora, io credo, per tornare alla questione della resistenza, è che credo che storicamente la critica al capitalismo ha oscillato sempre tra i due poli dell'oggettivismo e del soggettivismo, cioè da una parte la società capitalistica è assimilata a una società, alla società della merce, alla società del mercato, governata da leggi incontrovertibili, naturali, necessarie, insuperabili, che il singolo deve comprendere e deve seguire, insomma, e che le sue, cioè anche i sindacati, le istituzioni
di rappresentanza devono, insomma, in qualche modo adoperarsi a seguire per poter mantenere le condizioni di esistenza dei propri, diciamo, della merce che contrattano, perché stanno contrattando la forza lavoro come merce. Dall'altra, al mercato, come nella sua oggettività, si oppone una società, il soggettivismo delle pratiche, la volontà di potenza, l'idea che la società civile sia una comunità di individui del tutto autonomi che stanno fuori dal dominio politico e dallo sfruttamento economico, senza riuscire a comprendere che invece la socialità che nella socialità è inserita la struttura feticistica del valore, cioè e quindi che l'egoismo dell'homo economicus, no? Del soggetto economico, non è un comportamento individuale, ma è sovraindividuale e segue il movimento autonomo della logica di valorizzazione del capitale. Allora, la resistenza, se non riusciamo a sgombrarci le teste da queste idea, no? non semplicemente della formula dell'eternizzazione dei rapporti sociali capitalistici, cioè, non è semplicemente questo, dall'idea che questa visione della oggettività delle leggi dell'economia e della possibilità di ripristinare un mercato nella forma in cui è stata conosciuta nel Novecento, no? Il mercato come produzione di massa e consumo di massa, eccetera, è anacronistico, oltre che effetto di un dominio che ti ricaccia e ricaccia tutti gli schemi di politicizzazione possibili dentro il terreno di gioco e nelle regole che il capitale ha definito, cioè il capitale che sembra una sorta di soggetto automatico che va per sé, no? In maniera, cioè, che si ripete, il cui movimento si ripete infinitamente, in cui tutti i soggetti ci sono divorati dentro. Quindi non è possibile pensare a una volontà di potenza, a un soggettivismo delle pratiche, se non si indaga fino in fondo la società in cui viviamo come la struttura di dominio della società fondata sul capitale. Quindi io penso che le due cose non siano separabili, e che compiere un esercizio di resistenza occorra prima di ogni cosa produrre una critica assolutamente assoluta, non mediabile, una critica, una sorta di dialettica negativa al capitale, insomma, come forse la scuola di Francoforte un tempo affermava, no? Cioè produrre una critica radicale. A partire da questo, allora si possono poi articolare tante pratiche, moltissime pratiche, però a partire dalla consapevolezza che siamo dentro una logica che non solo ci divora e ci sottomette, ma addirittura che divora se stessa, che sta cominciando a divorare se stessa, perché non ha più vie di sbocco, non ha più campi vergini da sussumere, da inglobare. E questo è un problema, per tutti, cioè per tutti. Benissimo, professor Sa, le sue riflessioni sono state veramente preziose, la ringrazio tantissimo per sgombrarci le teste, per fare una critica radicale. Speriamo di poterla rincontrare in altri, anche di presenza, per altri confronti. La ringrazio ancora. Grazie a voi, vi auguro bocca al lupo per le vostre attività e ci risentiamo. Grazie a voi. Invito tutti a seguirci, come ha già anche invitato la professoressa. E anche alle 18 ci sarà una diretta, quindi seguiteci. A presto, arrivederci professoressa. Arrivederci.